schiacciate con le trombe. Questa di report è la puntata 10 bomber. Se, mentre scoppiano le bombe, migliaia di migranti soli affrontano le onde. La Libia, l'ho vista solo sui media, tanto che mi pareva una serie televisiva. Ricordo per esempio quando Gheddafi è venuto a Roma con la scorta di Gaddafi. Ma la Libia esiste per davvero, e spesso con l'Italia ha incrociato il sentiero. Da quando quello nero ha fatto guerra là da loro, a quando loro hanno scoperto l'oro. Quello nero esce prima, l'Italia era lì per il duce, adesso siamo lì pereni, gas e luce. Perché ciò che ci importa non sono gli immigrati, ma il mare di petrolio che da lì l'Italia importa. Ogni giorno prendevamo 1,5 milioni di barili di petrolio, ma nel 2011 scoppiò la primavera. E non intendo la stagione, intendo la rivoluzione. Il risultato è che Gheddafi venne ucciso, non c'è più, e i barili di petrolio nostri sono andati giù. Il governo del paese ora in mano a due fazioni che si sparano tra loro gridando: siamo i migliori! E questo non va bene per noi, non va bene perché per ogni 4 barili oggi ne mancano 3. Oltretutto da poco ciliegina sulla crisi, è comparso in Libia pure l'ISIS. Ecco perché da là la gente scappa via, in giro bande armate, non vedi la polizia. Ecco perché vengono qua con il barcone, ma noi vogliamo il loro petrolio, non le persone. Se, mentre scoppiano le bombe, migliaia di migranti soli affrontano le onde, voi festeggiate con le trombe. Questa di report è la puntata 10 bomber.